Il giardino all'inglese si estende sulla collina per circa 10 ettari. È stato oggetto di recenti lavori di restauro che hanno permesso il recupero della componente vegetale e degli edifici presenti nel parco, tra cui la Cavallerizza, la più estesa delle residenze sabaude con i suoi 1000 metri quadrati, la casa del Vignolante, la Torre del Roccolo e il laghetto delle Ninfee. Il grande parterre all'italiana non è stato recuperato interamente, in quanto una parte di esso è occupata dal poligono di tiro dei Carabinieri. Ecco, anche questo giardino è stato oggetto di un intervento importante. Sì, in realtà in origine era il parcheggio del castello. Con l'arrivo della principessa Maria Clotilde porta la tradizione di Versailles, trasforma il parcheggio in un giardino e lo apre al pubblico, ai moncaglieresi. Ogni anno lei indiceva un concorso chiamato il concorso delle rose e dava dei premi monetari alla gente di Moncaglieri, alla rosa più grande, alla rosa più bella e alla rosa più profumata, perché lei aveva la vocazione appunto di andare incontro ai più poveri e ai più bisognosi, e quindi questo Giardino delle Rose nasce proprio dalla sua vocazione di aiutare gli altri. Anche la manifestazione Fiori d'Inverno vuole contribuire a rendere sempre più fruibile ai cittadini il Giardino delle Rose e si colloca all'interno del piano di azioni promosse dalla città di Moncaglieri volte a valorizzare la residenza sabauda. Abbiamo la fortuna di avere un castello molto prestigioso, per cui è giusto che venga anche conosciuto e usufruito dalla gente. La rassegna vuole essere un altro segnale tassello della rinascita del castello, un ulteriore piccolo passo in vista di un'apertura degli spazi ai visitatori, che non sembrano voler perdere occasione di riappropriarsi della splendida dimora dei Savoia. Signora, lei è di Moncaglieri? Sì, sono di Moncaglieri. Come ha visto trasformarsi il castello in questi anni? È stato molto interessante vedere l'apertura già anni or sono al pubblico, visitare le sale perché è un patrimonio favoloso, e anche l'utilizzo del giardino per iniziative che il comune tiene periodicamente è veramente un'ottima valorizzazione. Io ho vissuto 25 anni qui vicino al castello di Moncaglieri e a quei tempi, parliamo degli anni 70, 80, 90 massimo, non era ancora così attrezzato, così ben strutturato anche per i turisti, anche per le visite e tutto. Poi ho notato che, almeno vengo a trovare mia madre che è qui, e quindi ho visto che ci sono delle manifestazioni un po' particolari come quella di oggi, e mi avete beccato proprio oggi in questa manifestazione. Devo dire che apprezzo molto, anche perché io ho lavorato nel settore, quindi il ramo agrario era il mio ramo, e quindi quando ci sono manifestazioni di questo genere di norma non me le lascio scappare. Quale destinazione lei pensa potrebbe avere questo castello? Allora, spero che rimanga un museo e che quindi le persone possano continuare a godere di questa bellezza e che quindi venga mantenuto come tale anche nella parte del giardino. So che esistono grandi parti in quest'ala di cose storiche. Fossero visitabili, fossero un po' più fruibili, sarebbe una meraviglia. Ecco, c'è interesse da parte dei moncaglieresi di questo castello, vorrebbero riappropriarsene? Ma questo credo di sì, ma credo che sia anche non solo per i moncaglieresi, anche per stranieri magari, che vengano a vedere un po' di cose di cui siamo pieni. Questa è una delle tante, quindi non sarebbe male.